Era una bella mattina e Miffy pensò: questo è un giorno perfetto per andare a fare una visita alla zia Alice. Così Miffy chiese alla sua mamma se poteva andare a casa della zia Alice. Se ci vai, sarebbe carino che tu le portassi un piccolo regalo, disse mamma Bunny. Miffy pensò: che tipo di regalo potrei portare a mia zia? Miffy guardò fuori dalla finestra e vide che c'erano dei bei fiori nel suo giardino. Posso raccogliere qualche fiore dal giardino per portarlo alla zia Alice? Chiese Miffy. Senz'altro, disse la mamma. Miffy raccolse un bellissimo fiore blu. Poi ne prese anche uno giallo e uno rosso. Questi fiori sono proprio un bel regalo, pensò Miffy. Sono sicura che piaceranno molto alla zia Alice. Camminando lungo il sentiero che conduceva alla casa della zia Alice, Miffy passò davanti alla casa di Poppy Pig. Ciao, Miffy! Cosa stai portando con te? Sto portando dei fiori a mia zia Alice, rispose Miffy. Oh, cara, gridò Poppy, ti sei fatta male? Io sto bene, gridò Miffy. Ma i miei fiori si sono rovinati. Non posso andare dalla zia Alice senza avere un bel regalo. Non essere triste, Miffy, disse Poppy. Ti prenderò un bel mazzetto di carote fresche dal mio orto. Vedrai che piaceranno molto a tua zia Alice. Oh, è molto gentile da parte tua, Poppy. Tu sei mia amica, Miffy, disse Poppy. E gli amici si aiutano sempre l'uno con l'altro. Così Poppy portò Miffy nel suo orto, prese delle carote fresche e le mise in un cesto in cui Miffy poteva portarle. Miffy ringraziò Poppy Pig. Poppy era davvero una buona amica. Quando Miffy arrivò a casa della zia Alice, diede alla zia il cesto di carote. La zia le apprezzò moltissimo. Miffy raccontò alla zia come Poppy l'aveva aiutata. Le disse sua zia Alice: sei molto fortunata ad avere un'amica così cara. Nessuno può essere veramente felice senza dei veri amici. Nessuno può essere veramente felice anche senza dei buoni biscotti, disse zia Alice e portò a Miffy un piatto di biscotti caldi. Erano appena usciti dal forno. Pensò Miffy. Anche la zia Alice è una buona amica. Un giorno, Miffy pensò che sarebbe stato divertente passare tutta la notte con Eggy, una sua buona amica. Così chiese a sua madre: posso invitare Eggy a stare con me questa notte? Potrebbe essere una bella idea, disse la madre di Miffy. Telefonerò alla mamma di Eggy per chiederle se per lei va bene. Quel pomeriggio il campanello suonò. Ed era Eggy con la sua piccola valigia. Ho portato un piccolo regalo per Miffy, disse Eggy. È un disegno che ho fatto io. Miffy era così felice per il disegno di Eggy. Andò subito nella sua stanza e lo attaccò al muro.
«È bellissimo!» disse Miffy. Eggy iniziò a disfare la sua valigia. Si era portata il suo pigiama, il suo spazzolino da denti, un piccolo libro illustrato e, naturalmente, il suo piccolo orsacchiotto. «Che sorpresa!» disse Miffy. «È proprio uguale al mio orsacchiotto! Guarda!» I due orsacchiotti erano veramente identici. Proprio in quel momento, mamma Bunny le chiamò per la cena. E naturalmente anche gli orsacchiotti avevano fame. «State attente a non confonderli, ragazze. I vostri orsacchiotti sono identici. Sono anche dello stesso colore.» «Ma io so qual è il mio», disse Miffy. «E io so qual è il mio», disse Eggy. «Bene», disse mamma Bunny. La mamma aveva preparato un'ottima cena. C'erano carote, porri e 4 buonissimi pomodori. Aveva un così buon profumo che le piccole conigliette mangiarono tutto. Dopo la cena venne l'ora della nanna. «Sogni d'oro», disse mamma Bunny, «così domani sarete ben riposate per giocare.» Miffy si addormentò. Invece Eggy no. «Sento degli strani rumori», disse. «È il vento che soffia tra gli alberi», disse Miffy. «È normale. È così buio qui dentro», disse Eggy. «Posso aprire un po' la porta?» disse Miffy. «Ancora non riesco ad addormentarmi», disse Eggy. Allora Miffy accese la sua piccola luce e vide che Eggy aveva l'orsacchiotto di Miffy invece del suo. «Ora ho capito perché non riesci a dormire», disse Miffy. «Non hai il tuo orsacchiotto!» «Sapevo che c'era qualcosa di sbagliato», disse Eggy. «I nostri orsacchiotti sembrano uguali, ma hanno odori differenti.» «Hai ragione», disse Miffy. «Ha il mio stesso odore.» «E il mio orsacchiotto invece profuma come me», disse Eggy. «In questo modo potremo riconoscerli», disse Miffy. Solo quando le due piccole conigliette ebbero ognuna il proprio orsacchiotto, ognuno con il proprio particolare odore, riuscirono ad addormentarsi. E sognarono i loro orsacchiotti fino alla mattina dopo. Un giorno arrivò una lettera della zia Alice. La mamma di Miffy l'aprì e lesse che la zia Alice stava per organizzare una festa in costume per tutti i suoi amici. «Miffy è invitata e mi raccomando, come tutti gli altri, deve venire travestita», lesse mamma Bunny. «Oh, che divertente», disse Miffy. «Cosa vuol dire travestita?» «Significa che dovrai indossare una maschera, così sembrerà che tu sia un'altra persona», disse la mamma di Miffy. «Ora dimmi chi vorresti essere.» Contemporaneamente, anche Poppy Pig riceveva lo stesso invito. Boris Bear ne riceveva un altro. E Barbara Bear un altro ancora. Persino Snuffy era stata invitata. La zia Alice aveva invitato tutti quanti alla sua festa in maschera. Il giorno della festa arrivò e fu molto divertente. La zia Alice non era molto sicura di chi effettivamente entrasse in casa sua. Miffy arrivò mascherata da Poppy Pig. Poppy Pig arrivò mascherata da Barbara Bear. Barbara Bear arrivò mascherata da zia Alice. La zia Alice si era mascherata da Boris Bear. Boris Bear arrivò mascherato da Snuffy.
e Snuffy arrivò mascherata da Miffy. «Ma che bei costumi che avete tutti quanti!» disse la zia Alice. «Adesso, prima di mangiarci un po' di gelato e qualche fetta di torta, dobbiamo provare ad indovinare chi c'è sotto ogni maschera. Chiunque indovinerà tutti i nomi vincerà un premio speciale!» Si guardarono tutti con molta attenzione. «Chi c'è sotto questa maschera? Chi potrebbe esserci qui? Chi è questo? E chi è questo?» I travestimenti erano così ben fatti che nessuno indovinò. Allora tutti quanti insieme gridarono alla zia Alice. «Abbiamo capito chi sei tu! In realtà tu sei la zia Alice! Ti abbiamo riconosciuto per il tuo grembiule bianco!» A quel punto si tolsero tutte le maschere. La zia Alice disse: «Bene, adesso che avete indovinato la mia maschera, potete avere tutti un po' di gelato e un po' di torta. E avrete tutti un premio speciale!» Tutti si gustarono il gelato e la torta. Dopodiché, ognuno se ne tornò a casa propria con un palloncino colorato. E Miffy pensò: «È stata proprio una festa divertente! Ma sono felice di essere tornata a me stessa!» Miffy stava per affrontare una nuova fantastica avventura. «Arrivederci, mamma!» disse Miffy, visto che stava andando a fare del campeggio con i suoi amici Boris Bear e Barbara Bear. Insieme videro i luoghi più belli del bosco, ma alla fine decisero di montare la tenda su di un pendio davanti alla casa di Miffy. Si arrampicarono su in cima e i loro zainetti erano molto pesanti. Ma Miffy era una coniglietta così forte che fu in grado di mantenersi al passo con Boris Bear e Barbara Bear. Una volta arrivati in cima, il paesaggio era spettacolare. Era primavera e i pendii erano pieni di fiori colorati. Gli uccelli e le farfalle svolazzavano leggiadri intorno a loro. «Perché non ci fermiamo qui?» chiese Miffy. «Penso che quassù in cima potrebbe essere troppo ventoso», disse Boris. «Se scendiamo più in basso, verso la valle, saremo di sicuro più al riparo dal vento». Così scesero un pochino verso la valle. Miffy cominciava a sentirsi un po' stanca. «Perché non ci fermiamo qui?» chiese Miffy. «Temo che qui il terreno sia troppo scosceso per montare le nostre tende», disse Barbara. «Vedo un grazioso laghetto laggiù. Quello è un posto perfetto per fermarsi». Così si diressero verso il piccolo lago. «Ci fermeremo qui», gridò Miffy felice. Era senza dubbio un magnifico posto per fermarsi. E poi Miffy era veramente molto stanca ora. «Montiamo le nostre tende», disse Boris. «Se vuoi, tu puoi riposarti, Miffy», disse Barbara. «Non ho intenzione di riposarmi mentre voi lavorate», disse Miffy. «Andrò sulla riva del lago e prenderò un po' d'acqua». «Vengo con te», disse Barbara. Miffy assaggiò l'acqua fresca.
era davvero buona. Miffy disse a Boris e a Barbara che se loro avessero acceso del fuoco, lei avrebbe cucinato una deliziosa zuppa di carote. Infatti la sua mamma le aveva messo delle ottime carote nello zainetto. Boris disse: «È un'ottima idea! Io ho dei piccoli legnetti per accendere il fuoco nel mio zainetto». E Barbara disse: «Io ho una pentola, delle scodelle e dei cucchiai nel mio zainetto». Presto cominciò a fare buio. Si gustarono la loro deliziosa zuppa di carote, illuminati dalla luce del fuoco acceso da poco. Dopo cena erano davvero molto stanchi. Così si dissero buonanotte ed ognuno andò a dormire nella propria tenda. Il cinguettio degli uccelli e i primi raggi di sole del mattino li svegliarono. «Buongiorno!» «Buongiorno, Barbara!» disse Miffy. «Buongiorno!» disse Boris. Smontarono le loro tende e con molta attenzione pulirono il punto dove avevano acceso il fuoco. Bevvero un po' d'acqua fresca e si incamminarono contenti verso le loro case oltre le colline. «Il campeggio è davvero una cosa divertente», disse Miffy a Boris e a Barbara. «Appena possiamo, facciamolo di nuovo». Miffy ha un calendario molto speciale nella sua camera. Sono evidenziati i compleanni dei suoi familiari e dei suoi amici. Così Miffy non si può dimenticare di nessuno di loro. C'è un disegno per il compleanno di Boris Bear e uno per quello di Barbara Bear. C'è un disegno per Poppy Pig. Uno per il compleanno della sua mamma e uno per quello del suo papà. E guarda! Ce n'è persino uno per il compleanno di Snuffy. Ed è oggi! «Meno male che ho il mio calendario speciale», disse Miffy. «Sarebbe terribile se mi dimenticassi del compleanno di qualche mio amico. Ma cosa posso portare a Snuffy per il suo compleanno? I cagnolini mangiano i gelati e le torte? Io proprio non lo so». Così Miffy andò dalla sua mamma e le chiese aiuto. «Mamma, oggi è il compleanno di Snuffy», disse. «Cosa posso regalarle?» «Beh», disse la mamma di Miffy, «ai cagnolini piacciono molto i giocattoli. Perché non porti a Snuffy qualche tuo vecchio giocattolo? Ne hai così tanti!» Allora Miffy andò nella sua camera e guardò tutti i suoi meravigliosi giocattoli. Miffy pensò: «Io adoro tutti i miei giocattoli, ma adoro anche Snuffy. Cosa posso fare? Forse potrei fare io qualcosa di speciale per Snuffy». Tornò dalla sua mamma e le chiese: «Cosa posso fare per Snuffy?» «Io ho una ciotola molto carina», disse mamma Bunny. «Potresti dipingerci sopra il muso di Snuffy, così diventerà una bellissima ciotola per bere». Mamma Bunny guardò sotto il lavandino della cucina e la tirò fuori. «Che bella idea!» disse Miffy. «Userò i miei colori e la farò diventare bellissima. E ci dipingerò sopra il muso di Snuffy». La finì presto e venne veramente molto bella. Miffy uscì di corsa fuori a chiamare: «Snuffy! Snuffy! Buon compleanno! Vieni a prendere il tuo regalo!» gridò.
Quando Snuffy vide la bellissima ciotola con sopra disegnato il suo muso, scodinzolò e fece dei salti di gioia. Era davvero molto felice per quel bellissimo regalo ricevuto. Anche Miffy ne fu felice, perché aveva dipinto la ciotola tutta da sola. Prese l'annaffiatoio e riempì la ciotola di acqua fresca. Snuffy beve l'acqua dalla sua nuova ciotola ed ebbe proprio un felice compleanno. Miffy, Miffy, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snuffy, Grunty, Boris e anche Poppy è qui con te. Tutti insieme.